Amici, buonasera e benvenuti a teleritratto. Oggi parleremo di musica, perché l'ascolto della musica, come qualsiasi altra attività quotidiana, ha, avuto, ha subito un'evoluzione. Naturalmente, anche chi fa musica, quindi gli artisti, per poter emergere da questo grandissimo oceano. Eh, fanno più fatica perché è vero che ci sono molte più possibilità di ascolto ma c'è anche molta più varietà e quindi anche più difficoltà appunto ad emergere diciamo che per quanto riguarda la qualità è sempre la cosa più importante ma riteniamo che anche la promozione sia veramente importante per, affinché appunto si possa capire si possa conoscere l'artista e per questo oggi abbiamo invitato un discografico che di musica ne mastica da tantissimi anni e quindi ci può dare anche qualche informazione e soprattutto ci parlerà di un suo progetto che sta portando avanti che potrebbe essere veramente interessante nel panorama, quantomeno quello siciliano. Allora, a questo punto possiamo eh, introdurre il nostro Giuseppe Strazzeri. Ciao, Ciao Paolo, Giuseppe, a tutti. discografico, patron della Modì Modi Music, Mo Music Company, Company. Eh, appunto, raccontaci un po' di questa uh, Modi. Questa modi, questa, questa modi nasce dalla eh, mia passione per la musica, ovviamente un discografico è eh, preso dalla, dalla passione della musica, io nasco prima come musicista e poi ormai 15 o 16 anni fa... Uh, Mi accingo a questa discografia che era un mondo misterioso, no? Mm. Perché ancora oggi lo è misterioso. E forse anche, anche di più, perché il fatto, appunto, di questa grandissima varietà. Di possibilità di ascolto, però è anche più difficile forse. Eh sì, là si entra poi nel contesto proprio nello specifico, no? eh, quello che sicuramente il sogno di tanti è diventare un artista, diventare un cantante. Diventare famoso più che altro. Sì, ecco, quello è un problema, <ride> perché se fai questo mestiere solo per eh. diventare famoso, eh, non sempre riesci. Sì. Eh, è vero che comunque eh, negli anni abbiamo conosciuto, conosciuto tanti artisti o tante persone che magari avrebbero voluto fare gli artisti però io dico sempre che mamma natura mm. dà delle doti a qualcuno ad altri meno oh, e... ho mi stai, da, mi stai dicendo che per io non potrò mai diventare un cantante famoso. non sapevo che volessi diventare un cantante <ride> vabbè vedremo, perché chissà chissà, chissà, chissà. chissà, chissà. senti invece è modi... E Modi, come ti dicevo, è un'etichetta discografica che nasce nel 2008. Mm. Eh, L'intento principale era quello di eh, investire su nuovi artisti, sulle, sullo scouting. Mm. Eh, e quindi io da relativamente giovane mi accingo a questo mondo discografico dove dico sempre che eh, se avessi vissuto a Milano sarebbe stato più semplice in qualche maniera prendere il mestiere e fartelo tuo. Qui c'è stato tanto tempo per imparare, capire come funzionavano determinati meccanismi e abbiamo iniziato comunque con delle giovani promesse che man mano sono cominciate a crescere. Qualcuno ancora oggi eh, fa il musicista e eh, lo fa anche a livelli professionali, qualcuno, come sempre capita, magari si è andato perdendo. Come nel calcio, no? Come nel calcio, sì, esatto. E anche lì c'è una quantità, credo, in incredibile di... Eh, ragazzi che vogliono magari fare i calciatori poi è chiaro che magari saranno in pochi senti ma una cosa che mi ha sempre un po' eh, così eh, incuriosito eh, per esempio il cantante jazz o l'artista jazz eh, o con il popolare con eh, la musica leggera ecco eh, hanno lo stesso canale per poter essere distribuiti, per poter essere promossi? È una domanda un po' particolare perché chiaramente ogni settore ha la sua eh, nicchia, ha i suoi comunicatori, chiamiamoli così, come i giornalisti. Mm. Eh, oggi con l'avvento del web sicuramente questa, mh, questa comunicazione è diventata eh, meno, forse dettagliata e quindi magari arrivi a più pubblico, mm. ma reputo che alcune volte magari il pubblico è meno attento mm. rispetto a prima. Eh, non so se tu ricordi quando si andava nei negozi di dischi. Eh, magari andavi lì per ascoltare, non so, un, un artista pop e te ne veniva proposto un altro, mm. oppure arrivava... Era l'indicatore disco... discografico, perché una volta nelle, di... esatto. nelle biblioteche c'è l'indicatore bibliografico. Lì c'era, eh. esatto, vabbè, lì è stata l'hip parade in qualche eh. maniera, ma la cosa, reputo che oggi è triste che manchi, è anche... Colui che ti suggeriva l'artista. Esatto. Oggi chiaramente vai su Spotify e eh, in due secondi trovi tutto quello che tu vuoi. Infatti, io ti volevo chiedere proprio questo perché io ho visto che nel vostro sito eh, di Modi eh, ci sono varie sezioni. Per cui ho, 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 ho pensato che comunque ci potesse essere anche una differenziazione tra. Eh, Modi allora negli anni ha avuto un'evoluzione, è cambiata un po'. Mentre prima Modi era soltanto una etichetta discografica, eh, negli anni abbiamo capito che eh, alcune volte le nicchie eh, affrontano meglio la comunicazione. Infatti cosa è successo poi? Che Modi è diventata la società Modi Music Company, abbiamo mantenuto Modi Records eh, con delle produzioni estere mm -hmm. o con dei prodotti mh, senza entrare nello specifico in licenza, mm -hmm. cioè che magari noi distribuiamo solo per l'Europa. Poi è nata eh, con una collaborazione eh, l'Anaglifos, che è un'etichetta che era attiva già dal 1997, è stata acquisita da noi e in qualche maniera abbiamo ripreso questa Anaglifos portando avanti il jazz, mm. la musica jazz eh, siciliana e non. E Mi pare che tra i tuoi artisti c'è anche Paolo Fresu per esempio. Non è un mio artista, Fresu, eh. ma è, ha, ha registrato in un disco che sì, abbiamo prodotto okay. e comunque che abbiamo. Eh, ci sono tanti artisti che, anche se la discografia non è come il manager, in qualche maniera. La discografia magari sta sul fatto che tu eh, produci questo disco e poi lo metti in commercio. Quindi l'artista in qualche maniera è libero da dire è un tuo artista, ma nello stesso tempo è comunque. Un formato bloccato lì per l'eternità, come si dice per la musica, okay. no? <coughs> no, ma invece un'altra cosa che mi ha sempre incuriosito, perché oggi voglio eh, si, si dice che nel mondo degli artisti in generale, stiamo parlando sia che gli artisti, cioè musicali in questo caso, ma anche gli attori e così via, c'è sempre tanta tanta competizione. Uh. Per cui nel momento in cui c'è questa competizione. Va, Cosa guarda, comporta? Io non so, se Dai, la domanda è abbastanza. Sì, 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 no, no, ma allora il punto è quello, sicuramente già per essere artista e ritenerti un artista, eh, io dico scherzando, non voglio essere cattivo, qualche problema l'abbiamo tutti, no? per avere questa vena eh, creativa. Eh, nello stesso tempo sì, alcune volte può capitare, è chiaro, è come in tutti i mestieri, che ci sia un po' di gelosia, mm. ma per fortuna in altri, in altri contesti invece no, diventa proprio una collaborazione tra di loro mm. eh, e magari nascono anche delle, delle iniziative nuove, dei, del, della musica anche nuova. Mi ricorda tanto We are the World. Non so il perché. Eh, live, live sì, la è stata per il sociale <ride> è, esatto. in qualche maniera quindi era racchiusa sul sociale. Però c'era una forma di collaborazione. C'era una forma di collaborazione per una giusta causa, ma questo anche in Italia poi l'abbiamo rifatte tante volte. Non so se ricordi quando fu per il terremoto mm, sì, L'Aquila, sì, esatto. anche in Sicilia, cioè, ci sono state anche altre cose, Abbiamo fatto qualcosa, cioè, è stata fatta qualcosa per Natale con molti artisti siciliani. Mm. Sì, meno male l'artista è sensibile anche a queste cause non parliamo delle cause, parliamo proprio della promozione no? okay. Del, ecco allora a questo punto cioè, entriamo un po' nel vivo di quello che è il tuo progetto okay. anche perché appunto la mia domanda era un po' capziosa perché voleva eh, un po' sfruculiare come si dice in Alto Adige uh -huh. per, eh, su, questa, <ride> su questa cosa ma mh, ecco eh, prima di tutto mi pare che tu abbia, eh, port stai, stia portando avanti un progetto sì che di, di, diciamo che nasce dalla Sicilia ma bene o male può avere un respiro molto più grande molto più ampio per cui ecco mh, il progetto si chiama Comusi, Comusi. <ride> ed è qua e questo è il logo c'è anche sì, sì. una bella Sicilia, Comusi perché? Comusi è l'acronimo di coesione musicale siciliana ma per noi siciliani invece? Eh, sempre così, <ride> <ride> beh, così lo sappiamo. Noi eh, eh. siciliani è il nostro modo come ci sono persone dopo che ci ciao... seguono anche da fuori. Allora, tu ah, okay. eh, quindi chiaro. Dopo eh. il ciao, la prima parola è sì", cioè, come stai. Eh. Ed è anche stata pensata volutamente questa cosa perché è quasi come a ri a riferirsi agli artisti e dire tu come stai? Come si sì? eh. e poi. Naturalmente, ho paura gioco... anche a chiederti. A chi è venuta questa cosa del Comusì e coesione eh, musicale eh, Tu mi conosci da un <ride> po' e quindi sai quanto io sono lì mm. eh, sempre alla ricerca e a, a creare a cercare di, eh, di portare idee nuove. Quindi questa Comusì che cos'è? È una follia. <ride> <ride> no, no, Comusì è, è, è questo <coughs> gioco è di, di parole, sta a significare che ci siamo resi conto, eh, soprattutto negli anni, che questa, la, la, gli artisti siciliani sono stati in qualche maniera fermi a livello di comunicazione un po' dagli anni 90. Abbiamo fatto un po' un test, siamo andati in giro per le città, abbiamo chiesto chi è l'artista siciliano che oggi ti viene subito in mente. Ovviamente dai gli under 40 conoscevano tanti artisti, la generazione più giovane rimaneva lì a dire boh, chi è l'artista siciliano e questo è un grande problema perché comunque sta a significare che c'è qualche problema di comunicazione. E, è vero che negli anni comunque la musica siciliana ha avuto un'evoluzione, è, è cambiata, in più non intendiamo come musica siciliana quello che noi ricordiamo un po' Eh, con la tarantella, non è solo quella, quella è la nostra tradizione. È la musica popolare è molto. La musica popolare, ma ancora oggi anche la musica popolare ha avuto un'evoluzione. Eh, la musica popolare si è sposata con altre influenze musicali, si è sposata col folk, con eh, il, anche dei suoni latini. Eh, troviamo degli artisti che hanno sperimentato, mantenendo la lingua siciliana come cantato, ma le sonorità sono eh, evolute in questo senso. E poi diciamo che è un po' l'artista quello che appunto amalgama e crea poi qualcosa di proprio, sì, sì, sperimentando sì, sì. e quindi anche contaminandosi con altre, portando il proprio apporto, ma anche con l'apporto di altre... Esatto, esatto. Eh, noi in più abbiamo, abbiamo notato anche questo, <coughs> eh, che confrontandoci con quello che oggi dà il panorama musicale, quindi significa le piattaforme di streaming eh, ci sono delle cose che si chiamano algoritmi di Spotify cioè, eh, Spotify è quello che una volta era quello che dicevamo, il venditore che ti diceva certo. perché non ascolti questo ecco, oggi, oggi, te oggi te lo propone lui il, il problema dove sta che l'algoritmo di Spotify non conosce la musica siciliana eh, conosce, sta cominciando a conoscere la musica napoletana bravi napoletani che sono riusciti anche grazie a Sanremo grazie anche alla loro cultura e reputo che la nostra cultura siciliana non sia da meno e il problema è che bisogna essere curata quindi per tornare cioè Comusi, Comusi diventa... cosa ha fatto? Comusì diventa questa coesione musicale dove eh, io sono andato a contattare siamo andati anzi a contattare i nostri artisti quelli che sono emersi e anche quelli che stanno cercando di emergere e abbiamo fatto una riunione dove parlando abbiamo detto facciamo una cosa, innanzitutto riuniamo tutto in un'unica playlist. Creiamola noi questa playlist siciliana, che si chiama infatti comusi Music Sicily o Musica Siciliana, se vai su Spotify si trova molto semplicemente. Questo cosa fa? Fa in modo che l'algoritmo la, di Spotify capisce da un tuo like che può proporti quel determinato genere di musica perché a te piace. Non ci siamo fermati soltanto alla lingua siciliana, ma anche agli artisti che comunque hanno sede in Sicilia, perché non tutti cantano in lingua siciliana. E se per esempio un cantante siciliano cantasse in inglese, per esempio. Quella è una cosa che non abbiamo tenuto in considerazione perché abbiamo un mercato pieno di musica estera. Noi eh, siamo un puntino eh, rispetto a tutto il mondo, già l'Italia è veramente un piccolo puntino a livello di commercio musicale, quindi stiamo cercando di dare ancora più supporto alla musica italiana e ancora di più alla lingua siciliana. E quindi Comusi diventa appunto quindi quasi un consorzio, possiamo definirlo così o no? Sì, esatto, le, le, le frasi sono molto simili. Mm, a livello legale il consorzio avrebbe potuto sposare soltanto dei veri professionisti con partita IVA. Ma ti stiamo vedendo questo. in questo momento quando sì. avete fatto il meeting? Esattamente, dove... qui abbiamo fatto il primo meeting dove ci siamo anche confrontati, è stato un bel modo anche per... C'erano altre etichette discografiche? Sì, esattamente, che... ma infatti anche questo... Comusì è una coesione non solo di artisti ma anche di chi fa questo mestiere e lo fa in maniera assidua e professionale. Infatti Comusì non è un'etichetta, è una unione di più etichette di artisti, di partner. Mm. Ecco, stanno sta nascendo anche questo. Io ho fatto proprio in questa riunione un esempio eh, con Denis Marino che è un altro produttore eh, di Catania dove dicevo che... Se noi avessimo avuto un panificio uno accanto all'altro, il pane o lo prendi da me o lo prendi da lui. Ma in questo caso, quando tu proponi una musica, la musica è di tutti e può arrivare a chiunque. La, quello che è di bello, ecco qua stiamo vedendo ad esempio Infatti. gli artisti che stanno facendo sui social, stanno presentando eh, ai loro followers il, la, la playlist di Comusì e dicendo "collegatevi, ascoltate questa playlist". C'è un modo anche nuovo per ascoltare nuovi artisti che magari diciamo che può essere anche un volano per io tiro te tu ti rimane gli ascolti. Esattamente. Questa è una cosa che io ho notato spesso soprattutto in America o in Canada, è una cosa che diventa naturale. Da noi sembrava una qualcosa di impossibile. Molti mi hanno scoraggiato a questa idea dicendo come dicevi tu prima, magari no, c'è gelosia. Probabilmente sì, ma nello stesso tempo c'è anche un po' di paura. Io credo che sia o paura o timidezza. Però stiamo notando che in pochissimi mesi stiamo avendo tante adesioni, e tanti artisti si stanno unendo Infatti, a questa idea. Una delle domande che ti devo fare, anzi, te ne voglio fare tre a raffica. Ok, vai. Allora, io... Uno, prima di tutto, ecco, gli artisti risposta ti hanno dato? Due, eh, se questa cosa già sta prendendo piede e tre, ma se io sono un, un cantante che ha, fatto un, ha registrato un pezzo a casa mia mm -hmm. eh, tre anni fa, quattro anni fa, okay. posso entrare in questa playlist? <ride> allora, con quale parte? Con, 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 con quelle che vuoi. allora il uh, L'interesse da parte degli artisti è stato davvero incredibile, perché quando hanno, hanno capito l'iniziativa e l'hanno sposata immediatamente, dicendo mi piace questa idea del unirsi, proviamoci eh, e siamo soddisfatti di questo. Chiaramente Comusì non è un social o un talent, eh, sono arrivate tante eh, richieste di adesione a Comusì. Abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta è quella che noi dobbiamo come dire, unificare gli artisti che hanno davvero qualcosa da dire e che comunque hanno e lavorano su questo. Abbiamo avuto chiaramente, ma perché è giusto anche che sia così, molte richieste da gente che magari in cameretta registra, che sicuramente è bello da poter scoprire, ma in questo momento non sono adatti a come in Comusi uno dei primi artisti, ad esempio, che ha eh, sposato quest'idea è stato Caballà. Eh, Caballà è un artista, Pippo. Pippo Rinaldi, è un artista che ha scritto dei brani meravigliosi. Tra cui anche? <ride> tra cui anche una, una, un brano che si chiama Brucia la terra, eh, del padrino parte terza, che anche quello è un po', come si dice... <ride> Eh, Croce Delizia, eh, perché sì. il padrino se dalla Sicilia ti dà un'impressione eh, di famiglia, molti lo criticano, poi è da capire anche beh. questo. Eh, beh, quello è stato un, eh, diciamo un evento cinematografico molto importante, molto calte, importante, per cui, sì, 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 cioè, sì, 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 So che effettivamente... È un bel, è, eh. è sicuramente è, un, è di pregio, no? E esatto. comunque ha scritto tante canzoni eh, in siciliano, eh, poi ci sono i beddi, ci sono eh, tantissimi artisti all'Inte, tanti ar tantissimi, no, non esageriamo, okay. tanti artisti, già siamo quasi a una trentina, mm. e che comunque hanno caratteristiche differenti. E anche lì abbiamo sposato anche l'idea dei musicisti jazz mm. che eh, si sono contraddistinti nella loro musica. Eh, nello toscano è uno di, di esempi di questi. Certo. Nello, eh, anche se il jazz è una musica, chiamiamola relativamente di nicchia, oggi ha superato due milioni di ascolti con un solo singolo, con un solo brano. E questo ci dà tanta soddisfazione. Perché, diciamolo chiaramente che oggi gli artisti cioè, guadagnano dagli ascolti che hanno anche su. Quella, se dobbiamo essere sinceri, ok, okay. sì, gli artisti guadagnano eh, dal, dalla discografia, ma parliamo di piccoli numeri è tutto l'indotto che poi si viene a creare. Mm. Eh, se c'è qualcosa di cui si sta discutendo ancora a livello internazionale è proprio il fatto che comunque le piattaforme pagano relativamente poco gli artisti. Eh, un altro problema è che comunque visto la quantità di prodotti che vengono oggi caricati sugli store digitali, cioè l'ultimo comunicato parlava di 120.000 tracce a settimana quindi un quantitativo incredibile. Quello che dicevamo un oceano. Esatto, è un oceano ancora più ampio e molti, moltissimi di questi artisti non riescono neanche a superare i mille ascolti al mese, eh, che è un traguardo per Spotify oggi minimo per poterti pagare. Eh, certo. Quindi sicuramente sta nascendo qualcosa ancora, noi siamo stati catapultati dal CD alla pirateria a Spotify. Eh, quindi ancora, secondo me, siamo in una fase di assestamento dove si sta cominciando a capire quello che sta accadendo realmente. Magari uscirà fra un po' qualcosa di nuovo. Sì, ma so. a questo punto, scusami, eh, noi abbiamo parlato di Comusi, e, e, e perché secondo me può essere anche veramente un grimaldello: un attimo per poter dare dignità alla musica siciliana rispetto a quella. Eh, partenopea, neomelodica, che naturalmente ha la propria dignità, ok? Mm -hmm. Ma mh, appunto come dicevi tu, non è né più né meno rispetto a quella siciliana, ma sono diverse. Perché sono cultura, due culture e no? due atteggiamenti differenti. Ma oggi allora mh, tu credi che, per esempio, per un giovane artista, che possa essere naturalmente che ha le, quelle caratteristiche? Ecco, come si potrebbe essere, per esempio, un, un traino per poter essere conosciuto? ecco più, più in maniera anche più ampia, la promozione. Uh -huh. Ecco, come deve essere fatta per... Oggi la promozione è una, una grande incognita perché eh, tu da giornalista penso mi darei ragione che eh, molti anni fa avevamo i critici musicali certo. che scrivevano, magari scrivevano bene oppure magari ne parlavano male, ma comunque ne parlavano. Oggi sappiamo bene la carta stampa. È veramente molto uh, in calo quasi forse ma ah, penso poco. che ci siano dei siti però che sono ci sono dei siti ma come ben sappiamo tutti siamo lì abituati a fare uno okay. scroll veloce tant'è che molte cose le, le percepisci in maniera molto veloce una volta e ancora oggi comunque dico quello che va tanto è il passaparola quella è stata sempre il uh, come dire il segreto del marketing è il passaparola Comunque, sta diventando questo un po' un passaparola che sta passando tra gli artisti e che sta passando anche fra eh, gli esperti di comunicazione. In più, giochiamo anche sui social, perché se gli artisti, molti, di, molti artisti ancora hanno un po' un'idea. Ecco, poco rettizione. fa avevamo l'impressione, anche per esempio, appunto, gli artisti che. Praticamente promuovono l'iniziativa. Sì, sì, sì. E sì, sì. appunto c'erano i Bedi, c'era il mister Antino, c'erano Messina. Eh, c'è ecco. un po' tutta la Sicilia in qualche esatto, maniera la cosa in bella senso, è questa. Ecco, questo ti volevo dire. Praticamente mi sembra che la risposta da parte degli artisti sia stata buona. Addirittura qui vediamo Michela. Eh, quel, no. Michela è un'artista siciliana che però è una itola americana. Questo porta... non penso che sia Michela. No, questo non credo che sia Michela. <ride> 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 okay, se no, video... Eccola qui ecco. Michela. Eh. Michela è un'artista americana, quindi italo-sicolo-americana, mm. si, mm. che porta avanti le nostre tradizioni in America. Lei suona eh, a Memphis, no? qui abbiamo il mister Antino, che oltre ad avere un eh. progetto da solo, eh. da solista eh. è anche il, il cantante del frontman dei Betty e poi ci sono i frati santi ecco, vabbè, ecco qui artili. abbiamo Gabriella Grasso eh, che lei è molto più diciamo, legata al mondo di Rosa Balistrelli in questo singolo sì qui mh. sta raccontando in questo l'ultimo singolo che è uscito si chiama proprio la storia di Rosa okay. e quindi parla di Rosa Balistrelli abbiamo visto i cura Muni che sono di Siracusa qui vediamo i, I, di, belli. i belli i sì ma ecco ma invece eh, i tuoi colleghi, uh -huh. i discografici. discografici, sì. a parte appunto parlavi poco fa di un tuo collega. Ma in generale ci saranno delle, delle etichette discografiche in Sicilia? In Sicilia sì, ci sono le etichette discografiche eh, non sono tantissime, mm. parliamoci in tutta onestà, nel senso esistono molti marchi. Mm. Questo è un settore, ti ripeto, molto mm. strano. Esistono molti marchi, poi in realtà le vere etichette, cioè coloro che fanno. Questo mestiere con tutti mm. i, I, crismi. I, i crismi esatto, non siamo tantissimi. Però anche da parte loro abbiamo avuto tanti riscontri positivi. Mm. chiaro è anche... che non possiamo eh. andare bene a tutti, certo. ok? Ma la maggior parte, soprattutto coloro che sono inseriti davvero bene in questo settore. No, eh, quindi, hanno cioè, ecco se c'è questa cosa, questa forza, magari delle, delle più importanti, delle migliori. Io mh, lo dico così migliori, nel senso, sto facendo quasi una, un mio parere, ma non sì, sì, in sì, generale, sì. dico potrebbe essere una cosa. Senti, noi stiamo arrivando in chiusura, mm -hmm. e quindi allora, ehm, prima di tutto, io so che voi come, come Usi avete anche, tu hai proposto anche una petizione. qualcosa Sì, noi abbiamo creato questa petizione contro il Colosso Spotify dove chiediamo di Davide Golia esatto, assolutamente. Tu saresti? Io <ride> diciamo, eh, dove chiediamo a Spotify di riconoscere la musica siciliana. Ad esempio, eh, su YouTube mm. quando vai a inserire un video ti chiede in che lingua è e ti spunta siciliano. È bellissima questa sì. cosa. Sì, sì, sì. C'è napoletano, ci sono i propri, i, la lingua e i dialetti, ok, chiamiamoli sì. così. Eh, invece su Spotify no. Quindi ecco, anche quello è il problema, no? Tu non puoi inserire che il testo è in siciliano, puoi devi mettere italiano. E allora a quel punto come faccio io, ascoltatore, a inserire musica siciliana? Devi collegarti sulla playlist di Comusi ah. o su altre playlist che magari qualcuno ha creato ad hoc, perché sono degli artisti che lo piacciono. Sì, però io, per esempio, mi sono passato un po' il tempo a vedere questa cosa, no? E sono entrato su Spotify, e ho messo musica siciliana. Sì. E sono soprattutto però playlist della musica, tra virgolette, le tarantelle, la musica. Quelle e... sono playlist personali, quindi sono playlist che un utente crea in base ai suoi gusti. Ok. Poi ci sono anche degli ascoltatori che magari hanno un determinato ascolto differente e vanno a mettere le loro playlist. Però cioè tu nella petizione si richiede la creazione di una playlist editoriale. Esatto, editoriale, cioè gestita da Spotify. Quello che dicevamo era Spotify ha il suo algoritmo. Se Spotify farà capire al pubblico che esiste la lingua siciliana. Se io ascolto un artista siciliano, mi verrà proposto un altro artista siciliano, okay. e non un artista con un sound totalmente differente. Capito. Ecco, questo è quello che noi stiamo chiedendo a Spotify. Quindi, per concludere, eh, diciamo che Comusi diventa una specie di contenitore esatto dove ci sono praticamente tutti, vediamo se sono stato bravo e l'ho sì. capito, dove ci sono tutti i, o tutti o molti artisti siciliani che possono cantare sia in lingua diciamo, siciliana o in lingua italiana, italiana. Esatto. Okay, ma che comunque appartengano, tra virgolette, hanno lo spirito di appartenenza a questa terra che è la Sicilia Assolutamente, sì. Okay e quindi questo diventa un contenitore dove può, può, chiunque può andare a, a prendere e quindi ad ascoltare e quindi da qui può, si può creare questo il volano questo contenitore ha un sito che si chiama comusi.it esatto. okay. dove c'è questo database che tu magari vai ad ascoltare un artista poi te ne proporrà anche lui un altro okay. e dove ci sono tutte le news anche le nuove uscite discografiche di tutti questi artisti gli eventi che andranno okay. a fare All'interno ci sono anche i partner che hanno aderito, okay. noi stiamo facendo aderire anche i comuni, i comuni siciliani, stiamo sposando anche questa idea, che un comune che propone anche ai propri cittadini la musica degli artisti siciliani, sta dando un, un fervore musicale, comunque anche un'economia. Che rimane in Sicilia. Io non sono un politico, non ne capisco nulla, però ho notato che comunque molti politici mi hanno detto che quest'idea a loro piace molto, perché rimane sempre da noi, qui. Ultimissime battute, in due, proprio, due parole, ecco. in questo senso come lo vedi tu nei prossimi, nel, diciamo nel periodo più prossimo, anche meno prossimo, questa, questa esperienza di Comusi? Eh, questa è una grande incognita dove. <ride> domanda, domanda anche abbastanza eh, cattiva. Ma no, 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 io sono sai, molto positivo, io sono un sognatore con i piedi per terra, dico sempre. No? In questo momento sta dando grandi risultati. Ehm, grandi risultati cosa voglio intendere, eh, non come numeri di social, non come... Però già alcuni artisti stanno cominciando ad avere ascoltatori in più esatto. quindi già sta cominciando a crescere un po' tutto questo il meccanismo virtuale esatto, come okay. ti accennavo anche okay. alcuni, eh, alcune amministrazioni mi chiedono ah, sai guarda c'è quest'artista perché un altro artista che potresti propormi facciamo... anche se noi non eravamo lì per eh. organizzare eventi, ok, eh. però è anche bello questo di riuscire a riunire tutto questo magari con organizzatori di eventi e dire guarda Pensa tu a questo, noi pensiamo ad altro. Si crea ti un. Ti devo bloccare. Meno. Lo so okay. che è molto difficile bloccarti perché. La musicista di <ride> live. Ok, io ti do il. Allora a questo punto ti do il do. Ok. okay. Allora, no, no. Ehm, diciamo che effettivamente ecco, mh, credo che possa essere veramente una bella iniziativa questa di Comusi, lo, lo dico. E, e secondo me, appunto, la coesione sicuramente ti porterà sempre positività e mai negatività perché la condivisione è il contrario di divisione esatto. che sicuramente eh, ti porta. Bon. Però io vorrei concludere con una, cioè, con diciamo con un, un, un non so come neanche definirla, comunque, con viva la musica, sempre su quello, okay. assolutamente sì. La musica. È fondamentale esatto. per cui a questo punto noi possiamo soltanto salutare i nostri spettatori. Grazie di essere stati con noi e possiamo dire grazie anche naturalmente grazie a, te, a Giuseppe Strazzeri e alla sua Modi e soprattutto a Comusi. Fa tutto anche in Rima: tutto con le rima, esatto. Vado su Rima: <ride> ok, grazie ancora. Grazie e allora noi ci vedremo la prossima volta con tele Teleritratto con altre, o anche dalla parte del libro, tanto siamo sempre qui su Globus Television. Grazie ancora e buona vita a tutti. Ciao!